Coach, esordio stagionale vincente, si parlava tanto in prestagione dell'approccio alla partita, dell'atletismo, in questa gara si è visto un ottimo approccio e anche una vittoria a rimbalzo, sotto canestro, importante l'apporto di Cervi, ma di tutta la squadra. Sì, è una bella vittoria, siamo contenti perché abbiamo giocato contro una squadra molto atletica che non ha mollato mai, che non aveva nulla da perdere. Noi la prima volta in casa nostra, con tanti giocatori che sentivano la partita perché sono persone molto responsabili e quindi abbiamo vinto. Io credo anche che aver vinto di 4 dia anche poco merito alla partita che abbiamo fatto, perché la valutazione ci fa vedere che c'è una differenza molto più grande. Però se facciamo 18 palle perse, anche qualcuna un po' banale, anche un po' sfigata, bisogna anche dirlo, perché qualche tocco e ritocco poi dopo l'abbiamo persa, abbiamo aperto i loro contropiedi. Quando gli abbiamo tolto il contropiede, abbiamo difeso 5-5 a metà campo, allora abbiamo fatto veramente dei parziali molto positivi. Tra i top ovviamente James Nunnally, un po' meno invece Vei Kalas. Sì, però io credo che lo spirito sia stato uguale da parte di tutti e questa è una bella cosa. Nessuno guardava se entrava in campo, giocava, entrava, usciva con grande dedizione. Poi è chiaro che Vei Kalas è un tiratore, se fa canestro da fuori siamo più contenti, però non ha perso palle, ha fatto una difesa, tranne un anticipo mancato, una difesa molto attenta su Cerron per non farlo tirare. Insomma, abbiamo provato a fare tante cose e io dico che nel complesso avere quattro giocatori in doppia cifra e altri tre o due con 8-9 punti credo che sia una buona distribuzione. È certamente un buon avvio, anche perché ora il coefficiente di difficoltà si alza, ci saranno due partite ravvicinate, quella contro Reggio Emilia e poi contro Milano. Sì, giochiamo subito con in teoria quelle che vanno a giocare per lo scudetto, andiamo a giocare in casa di quelli che festeggiano la Supercoppa, quindi lo stimolo è grandissimo. Io ritroverò tanti miei ex, a partire da Aradori, Stefano Gentile, Della Valle che ho avuto in nazionale quando abbiamo vinto la medaglia d'oro. Insomma, c'è grande stimolo, vediamo se saremo bravi ad avere questo approccio anche fuori casa, sperando di accorciare un pochino i break negativi che abbiamo subito.